Beh, martedì l'abbiamo detto in prima parte di puntata, il giorno dedicato al Getit Pallavolo Bologna, quindi come in tutti gli ultimi quarti d'ora di trasmissione, poco più, poco meno, diamo spazio alla Pallavolo Bolognese. Il martedì è il giorno della Serie B della nostra città, noi trasmettiamo da Bologna e oggi diamo il benvenuto, voglio di volley, a Marco Sabbioni, palleggiatore appunto della Getit. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Ciao Marco, Marco, buongiorno. buongiorno. Ciao. Caro Sabbio, allora come sta? Intanto come va? Siete fermi da un po', dicevamo, però dai, cosa si inventa Cociasta per tenervi sul pezzo, per caricarvi un po'? Ah, noi sì, abbiamo saltato alcune partite per Covid delle altre squadre che, come tutti i campionati, ha portato a dei rinvii e niente, ci siamo allenati anche di sabato, ad esempio l'ultimo siamo andati a Monte San Pietro e quindi sì, per non perdere, diciamo, la settimana in cui anche il sabato si gioca, ci siamo allenati, abbiamo fatto le nostre 2 ore, niente, Certo. solito allenamento, partite, Solo 2 ore, abbiamo giocato direi. tra Ma di noi. solo 2 ore, tra l'altro è andata anche bene per essere sabato, che solo sabato ritmo partita, cioè un'ora di riscaldamento, un paio d'ore di partita, ma è stato un po' stretto asta con l'allenamento, poteva fare un po' più lungo. Diciamo che abbiamo avuto la sfortuna che giocava anche il Bologna quel giorno e ce la siamo ritrovati alle 4 l'allenamento, quindi sia io che Filippone che c'è stato la settimana scorsa avevamo voglia di vederlo, poi è stato anche un bel 3-2. Ah, Però giusto, giusto. scherzi a parte, no, va benissimo, abbiamo fatto le nostre 2 ore e poi ovviamente se la qualità non è quella che dobbiamo mantenere rimane lì anche 2 ore e mezza, disponibilità della palestra Ah, permettendo. quindi dice dipende più da voi. Quindi tutte le volte dite ci siamo allenati un sacco di tempo perché stavate lasciando qualcosina, no? Sì, diciamo che Andrea come allenatore è uno che se vede che c'è qualità nell'allenamento, c'è anche intensità, è un allenatore che ti fa finire anche 10 minuti prima. Ovviamente devono esserci queste due cose. Se manca anche una delle due, si rimane un po' di più. Sì, però l'allenamento in contemporanea con la partita del Bologna, no, ragazzi, ma di che cosa stiamo Eh no, parlando? certo, no, certo, figurati, Beh, una giornata figurati. c'ha 24 ore, proprio quelle due in contemporanea bisogna andare a beccare, Il prima, problema è dopo. che capita di sabato alle 3, cioè più questo è il problema o la casualità o la sfortuna, perché insomma quando c'è quelli che giocano magari il sabato sera e il Bologna gioca sabato sera ci puoi fare poco, no Sabbio, tu ci Esatto, dimode, o se giochi la domenica capita e magari ricapiterà. siamo in queste settimane di partita è già capitato altre volte Infatti, e si sono mai. sovrapposti, sembrava fatto apposta. E tu devi Sabio, fare come vai. facevo io con Mazio, che c'era papà di Mazio, che ci mandava i segnali dei gol quando ci aggiornavano sulle partite Vero. costantemente. È vero, poi quando ci trovavamo così c'era una battuta degli altri sbagliata, piano fuori, non avevamo appena saputo della doppia di Di Vaio a San Siro, esultavamo con dei pazzi in realtà, peraltro, ragazzi, non è successo, ma niente, niente. Senti, va bene che il momento è abbastanza bolognese, quindi poi questa parentesi era più che concessa se non dovuta. Fabio, ci fai un po' un bilancio invece di quello che è il tuo... di quella che è stata la tua esperienza con Pallavolo Bologna. Ricordiamo che tu sei bolognese, sei giovane, sei del 2000, 2001-2000. Quindi comunque sei ancora giovane, 2 anni, il suo secondo anno in Serie B, campionato comunque abbastanza nuovo, perché è un po' un mix tra B1, B2, squadra nuova. Raccontaci un po' di cose, un po' le tue impressioni e poi insomma, squadra della tua città, abbastanza identificata proprio con quel rosso e blu, insomma, di cui parlavamo. Allora, è iniziato sì 2 anni fa questo cammino, diciamo, questa nuova avventura. E il campionato è totalmente diverso anche dalla Serie C che abbiamo giocato, anche l'ultima che abbiamo giocato insieme, e il livello ovviamente è più alto e anche proprio sull'attenzione dei dettagli si inizia proprio a un appoggio più staccato, cambia totalmente il gioco, perché ovviamente gli avversari non rimangono lì a guardare anche quando vai in contrattacco a muro. Con la squadra sì, abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso, con entrambi i gruppi mi sono trovato bene, con quello di quest'anno ancora di più, cioè, ovviamente quando ci alleniamo, visti anche i soggetti che abbiamo in squadra, ci sono le solite battute, le solite gag, però è tutto molto brodato sul lavorare bene in allenamento, perché ovviamente se non ci alleniamo bene dà fastidio a tutti ed è quello che serve all'interno di una squadra perché se lasciassimo correre tutto, ovviamente sapete bene anche voi che dopo ci si allena male e da lì è una catena.
Sì, dopo apprendi lo standard in quel senso, certo. Per il resto, sì, inizialmente parlando del mio ruolo, ho fatto un pochino più di fatica proprio sul palleggio per le velocità della palla, farla arrivare in quattro con una certa rapidità, anche proprio la gestione dell'attacco su a chi dare la palla in certe situazioni, perché ovviamente c'è più, è diverso rispetto alla Serie C, ci sono più vincoli. Però mi sto trovando bene anche con la squadra, anche quelle volte in cui è capitato, esempio, anche l'amichevole di inizio anno in cui era venuto a mancare Govoni, che è il primo palleggiatore, e ci siamo dati tutti una mano, anche Govo che era in panchina, che non poteva giocare, dava sempre una mano, anzi mi veniva anche a dare dei consigli, ovviamente molto più esperto, ha già fatto molti anni di categoria, quindi... no, è un bel clima, è un bel clima, mi sto trovando molto bene. Sabio, adesso magari dico una boiata incredibile, quindi fermami e correggimi. Ma dall'anno scorso anche l'età media, no, è calata, si è ringiovinita la squadra con i giocatori nuovi, giusto? Sono attivi. Sono arrivati due 2001 e un 2000 e sì, l'anno scorso eravamo in tre più piccoli, c'ero io che ero il più piccolo, che sono un 2000. E poi c'erano 97 e 98, quindi quest'anno sì, si è abbassata decisamente. E per Però è un te è un po' livello. più facile, insomma, essere al secondo anno, quindi già con un po' di esperienza fatta l'anno scorso, un gruppo magari un po' più giovane, un po' più di coetaneità, è un po' più facile stare all'interno del gruppo o anche all'interno comunque della squadra in campo. Beh, ti dico, alla fine. Io ho sempre giocato con gente più grande, giocando anche con Mazio, Mi prendendo te spiace. come esempio, e quindi alla fine mi sono sempre trovato bene. E alla fine non cambia molto, poi c'è anche da dire che con la questione Covid e tutto non si può uscire, non ci si può vedere più di quel tanto. Se avessimo potuto fare anche le pizzate dopo le partite, le solite cose, sarebbe stato più facile. Poi noi comunque come gruppo ci troviamo bene. Come ti ho detto, se dentro il campo diciamo ci prendiamo in giro, fuori dal campo è proprio a ruota libera, ci divertiamo. Ti chiedo invece appunto del campo invece, no, non di Federico, del campo, proprio del campo da gioco, come sta andando? Nel senso che siete sembra andati bene, non avete ancora perso un set, c'è stato un mini passo falso. Intanto vi chiediamo se ve l'hanno fatto passare, se vi hanno smazzolato per bene, visto che insomma ci avevate raccontato di una prestazione non proprio impeccabile. E poi insomma, come guardate questo finale? Cioè, a questo punto, fatto 30, volete fare 31 e insomma, vincere davvero tutte? Sì, noi vogliamo vincerle tutte e sì, sulla partita che abbiamo giocato Rubicone, sì, è stato un passo falso, è andata bene che abbiamo vinto, ci poteva stare dato che non avevamo giocato per 2 settimane di fila, quindi avevamo perso magari un attimo il ritmo, poi capita, abbiamo avuto che alcuni giocatori che di solito fanno la differenza. Non hanno dato l'apporto solito, quindi dopo devi cercare di tirare fuori dagli altri quel qualcosa in più che ti viene a mancare dai due giocatori che di solito ti danno l'appoggio anche proprio in palloni messi a terra. E da lì ovviamente abbiamo fatto un po' di fatica. Rubicone sono stati bravi, erano in partita, giocavano in casa loro e come tutte le squadre della Romagna difendono e difendono e difendono, cercano di non far cadere niente, quindi noi abbiamo sofferto un pochino quello. Però sì, alla fine quando ne abbiamo parlato anche tra di noi il lunedì, che solitamente parliamo della partita giocata il weekend, il lunedì, diciamo Può che succedere, ma meglio non è se non stata succede, ecco. esatto, non è stata proprio non c'è stato proprio un rimprovero da dire di quelli clamorosi, ma abbiamo parlato di quello che c'è da migliorare, perché ovviamente anche se abbiamo vinto le prime tre partite 3-0, c'è sempre qualcosa da migliorare. Questa l'avevamo vinta 3-2. L'obiettivo delle prossime è vincerle tutte, ovviamente 3-0, cercando di anche limitare i parziali. Poi l'obiettivo Certo. è sempre quello. Però sì, Sa cercheremo di fare il meglio di queste partite.
Certo. Sabio, ma prossimi impegni li sapete? Sapete se giocate? Sapete se verrà rinviata la partita? Come, allora, insomma, secondo la vostra idea, qual è il prossimo impegno? Giochiamo questo sabato in casa la Pallavicini contro Ravenna, che è una squadra giovane che sta giocando molto bene. E poi iniziamo tutti i rinvii, quindi giocheremo finalmente con Forlì il 3 aprile. Avete fatto andate nel ritorno, vero, con Forlì? Sono entrambi, giusto? Disponibilità loro. E quindi giocheremo in casa loro sabato 3. Poi ci troviamo il 7 in trasferta a Sassuolo, quindi in presettimanale, e dato che abbiamo pochi giorni per recuperare tutte le partite. E poi dopo avremo San Marino e di nuovo Forlì, questa volta in casa nostra. Quindi aspetta un mese abbastanza intenso. Vabbè, adesso è così, il momento dei rinvii vanno concretizzati, vanno giocati. Intanto Daniele ci segnala che Bologna aveva fatto l'anno scorso 3-2, anche quando insomma avevate i big, questo dice Daniele, contro Cesena. Quindi insomma una squadra coesa, questa Cesena, che ve l'ha fatta sudare anche quest'anno. E Giabbi, invece, volevo chiedere un ultimo flash, poi chiudiamo velocissimo. 2 anni tra virgolette alle spalle di Filippo Govoni, comunque un palleggiatore che in questa categoria ha un bel po' di esperienza. Dovessi dire una cosa sicuro che hai imparato da lui, o già una cosa che ti ha un po' cambiato? Beh, io da lui cerco di vedere molto le scelte che fa a chi dà il pallone. Nel senso che lui è un giocatore che predilige prevalentemente, in questi 2 anni ho visto che gli piace dare la palla all'opposto. Io sono un po' più il contrario, quindi sto cercando di assimilare un po' anche nelle situazioni l'utilizzo. Poi ho Filippone con me, che è il secondo posto, che quindi ormai gioco con lui da anni, quindi so la palla che vuole, so quando è il momento magari di non dargliela. Però sì, io prediligo di più l'attacco da posto 4, oltre a questo mi sta dando distribuzione. Poi mi ha dato tanti piccoli aiuti anche ad esempio sulle alzate in bagger, che sono magari quelle recensioni che ti arrivano sparate flash e devi darci tu un aiuto con il corpo, con le braccia, quindi sì, sono diciamo tante piccole cose che sto cercando di prendere da lui. Va bene, Sabio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, siamo arrivati alla fine, grazie per essere stato con noi. E in bocca al lupo per il resto della stagione. Vi seguiremo, grazie, tanto Sabio. Ci sentiremo. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata anche a te. Salutiamo allora Marco Sabbioni, palleggiatore di Get It Pallavolo Bologna. Chiudiamo che siamo un po' lunghini anche oggi. Galatasaray Monza alle 18, ricordiamo, dopo il 3-0 dell'andata, sul canale YouTube Cev e su Volleyball.it e con Eliano Novara 3-0 anche dell'andata, alle 20:30. Noi, Marco, ci diamo appuntamento domani, che non c'è Luca, ma c'è un'altra voce interessante, diciamo così, voce interessante. Ciao a tutti, allora. Ciao ragazzi, domani, come al solito, dalle 12 alle 13, sulla 1909 con FIFA Bologna e Volleyball.it. Ciao a tutti. Ciao a tutti. FIFA Bologna e Radio Volley presentano Voglia di Volley, a cura di Francesco Mazziotti e Marco Buosi.